Buongiorno a tutti, buon mercoledì, siamo al terzo giorno di questa prima settimana in presenza e della seconda settimana del Summer Palio 2020 delle nostre parrocchie della comunità pastorale San Paolo VI. Ora, come siamo messi in classifica? Dobbiamo dare un po' di punti, perché siamo in arretrato di alcuni lavoretti a distanza e qui, come avevo già anticipato ieri, volano punti per Ferno, perché Favaro Ester di prima elementare ha fatto un cuore decorato in maniera fantastica e quindi prende più 10 punti Ferno per il cuore. Invece, per i giochi di ieri in presenza, i ragazzi in oratorio sono dovuti sfidare ed affrontare su ben due prove diverse. Una era legata all'attività, che era quella delle volpi che abbiamo già fatto a distanza settimana scorsa, e dovevano produrre più volpi possibili in 15 minuti. Per le elementari ha vinto un gruppetto di lonate che ha fatto una media di 6,8 volpi a testa in 15 minuti, e invece per le medie vince Sant'Antonino con un numero pazzesco di circa 20, qualcosa, perché non serviva neanche la virgola date tutto il resto, 20 volpi in 15 minuti a testa. Io ero presente, era una catena di montaggio formidabile, pressoché come un'industria. Uno faceva un piegamento e passava, era una roba incredibile. Quindi 10 punti a Lonate, 10 punti a Sant'Antonino, che sembrerebbe andare in cima alla classifica ancora. Tuttavia c'è stato un altro gioco in presenza, il gioco del tiro a segno, dove bisognava appunto tirare le palline in un bersaglio dove prendevi tot punti, e qui sia per le elementari che per le medie hanno totalizzato una media più alta i gruppetti di Lonate. Quindi prendono 10 punti elementari, 10 punti le medie a Lonate, e la classifica si aggiorna in questo senso. Al quarto posto Ferno, che oggi ha preso 10 punti per il cuore, lo ricordiamo, 40 punti. Al secondo posto Sant'Antonino, che prende oggi solo 10 punti e quindi va a 78, secondo posto per Sant'Antonino. E Lonate balza in testa alla classifica di questo Summer Palio 2020 con 90 punti. Ma adesso, come sempre, ci introduciamo alla giornata con la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cantiamo insieme Eccomi qui. Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono dal Signore Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Oggi, in questa mattina, Gesù ci dice una cosa semplicissima: che tutti siamo suoi parenti se ascoltiamo la sua parola. Quando ci riscopriamo figli di Dio perché ascoltiamo la parola di Gesù, allora abbiamo la consapevolezza di essere dei suoi fratelli, delle sue sorelle. Siamo delle persone molto molto vicine a Gesù. Ed è una cosa naturale. Quando noi abbiamo delle persone a noi care, ascoltiamo le parole che ci dicono. Ecco, Gesù ci dice che quando ascoltiamo la sua parola diventiamo cari a lui e lui diventa caro a noi. Allora chiediamo in questa giornata al Signore di esserci sempre più vicino, di prendere sempre più spazio nel nostro cuore, lui che ci vuole bene, e noi ci impegniamo a volergliene a nostra volta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Amen. Ricordiamo la classifica che è variata. Ferno 40 punti, Sant'Antonino 78 punti, Lonate balza in testa con 90, ma oggi è un altro giorno, stiamo ancora valutando i giochi a distanza di ieri e il laboratorio a distanza di ieri, oggi in presenza altri giochi che potranno cambiare la classifica. Una buona giornata, buon mercoledì e un saluto a tutti, ciao, a presto!